Due splendidi titoli per quanto riguarda la stagione lirica del Teatro della Fortuna. Fano è sempre nella rete lirica delle Marche. Vediamo quali sono le opere in programma per questa stagione. Cati Amati. Rete lirica, tre città che lavorano assieme, non solo, Fano, Ascoli, Fermo, e quest'anno la prima opera tosca parte da Ascoli e invece Cenerentola parte da Fano. Due titoli particolari, che tutti e due con degli anniversari, il primo Tosca Puccini, il secondo Cenerentola fatto nell'anno proprio del compleanno di Rossini, perché l'anno prossimo è bisestile, 29 febbraio. Due titoli importanti con collaborazioni altrettanto importanti, per quanto riguarda Tosca col Teatro di Genova, per quanto riguarda Cenerentola con Rossini Opera Festival. Cantanti, come sapete ormai è una tradizione della rete lirica, sono tutti giovani ma già protagonisti nei teatri italiani ed esteri, e quelli di Cenerentola vengono dall'Accademia Rossignano ovviamente, e direttori d'orchestra, soprattutto Giovanni Di Stefano l'abbiamo già visto a Fano altre volte, e Foti invece è debuttato al Rossini Opera Festival. Dal 1° novembre si possono fare sia abbonamenti che biglietti singoli. L'abbonamento, come sapete, è più prezioso e particolare perché vi riserva il posto che scegliete nel momento in cui venite al botteghino. Biglietti da 50 a 8 euro e le date: 30 novembre edizione speciale come sempre per i giovani, un'anteprima giovani e alle ore 17, e invece per quanto riguarda Tosca la serata proprio dedicata al pubblico è il 2 di dicembre, mentre Cenerentola il 1° febbraio anteprima giovani e con un biglietto speciale sia per Tosca che per Cenerentola, e invece la serata di spettacolo per il pubblico il 3 di febbraio. C'è una regia importante per la Tosca? Le regie sono tutte e due molto importanti, anche perché anche questo sarà un omaggio speciale che faremo a Renata Scotto, che non, come sapete non c'è più, ma avremo con noi probabilmente una persona che ha lavorato con lei per tantissimi anni e ce la svelerà anche non solo dal punto di vista del lavoro della cantante che abbiamo apprezzato tutti, ma anche quello della donna. Per quanto riguarda Tosca abbiamo anche una presenza importante del nostro coro lirico. Per quanto riguarda Tosca il coro è del Ventidio Basso, per quanto riguarda Cenerentola è quello del Teatro della Fortuna. E Rossini che torna a Fano dopo che c'è stata un'assenza molto molto lunga. Questa però è la seconda volta che torna Rossini, però è una data importante perché il collegamento con Pesaro ovviamente è essenziale. Sì, in un anno poi speciale perché Pesaro è capitale italiana della cultura e come sapete tutti i comuni saranno coinvolti, per cui anche il comune di Fano sarà protagonista, e noi Cenerentola la facciamo proprio vicino alla settimana in cui Fano sarà capitale della cultura.